sta provando ad uscire da una continua e costante fase di emergenza del paese, quindi è un po' abituato a questi continui scossoni per cui le cose avvengono, penso alla scuola dove questa è stata una costante, purtroppo continua ad essere per certi versi, stiamo provando a fare un contatto sia sempre meno, ad una fase di programmazione, che significa anche un po' mettere in ordine le cose, mettere in prospettiva, non guardare solo al momento, ma anche ai momenti che verranno, e questo ha a che fare appunto anche con la comunicazione. Qui ci sono insomma dei colleghi con i quali lavoriamo più o meno costantemente, ci sentiamo, siamo in contatto tutti i giorni, il che potrebbe sembrare un dato piuttosto scontato, in realtà, devo dire, avendo fatto un'esperienza di un precedente governo di una piccolissima parte e ormai diciamo per più di 2 anni con questo governo ho fatto comunicazione, si è creata una bellissima collaborazione tra istituzioni che viene guidato da in qualche modo suggellato ulteriormente, creando anche la possibilità di rendere più visibile questa integrazione della comunicazione che io credo fosse estremamente necessaria. Lavorando nell'ufficio stampa di un ministero tanto complesso quanto quello dell'istruzione, università e ricerca, che già nel nome diciamo fa capire quanto non ci occupiamo, come dire, volentieri ma anche faticosamente di tanti argomenti, inevitabilmente soffriamo un po' la problematica dell'eterna confusione di come spiegare a chi sta fuori quello che stiamo facendo, quali sono le ultime novità, quali sono le cose più importanti che stanno accadendo all'interno del palazzone delle circolari. Noi nel nostro piano di comunicazione quest'anno abbiamo scritto che vorremmo essere sempre meno considerati e in qualche modo vissuti come appunto il palazzo di Via Trastevere e il palazzo delle circolari, ma un luogo in cui avvengono cose che in realtà sono politiche in qualche modo anche industriali del paese, penso a tutta la parte della ricerca. Quindi noi siamo ben contenti, stavamo già lavorando in qualche modo alla ristrutturazione del nostro sito e siamo stati ben felici e insomma, visto che l'hanno annunciato più volte, ormai devo confermarlo, presto ci sarà anche un nuovo sito del MIUR, probabilmente prima dell'estate, perché noi abbiamo una complessità di temi da in qualche modo risistemare, quindi questo ci chiede un pizzico di lavorazione in più, che seguirà le linee guida AGID, in cui abbiamo deciso di credere fortemente perché ci piace l'idea di una identità visiva comune del governo, della pubblica amministrazione, per semplificare la vita cittadina. Quindi a questo punto anticiperei anche un po' quelle che vorrebbero essere un po' le linee di novità che inseriremo nel nostro sito. I nostri canoni, diciamo, d'azione sono tre, i nostri punti di ispirazione: dare un'informazione sempre più immediata al cittadino, darla in modo sempre più trasparente e sempre più chiaro. Per cui certamente si è parlato prima e si parlerà anche fra poco di open data, e noi abbiamo inserito nella legge Buona Scuola, che è stata approvata a luglio, l'obbligo per il Ministero di pubblicare un portale open data su tutti i dati della scuola. Questo credo che sia insomma un progresso importante per un ministero come il nostro, che ha una base informativa veramente sostanziosa. Abbiamo già fatto diciamo le prime uscite di dati informati open sulla scuola e sono stati diciamo molto apprezzati dalla comunità che segue un po' questi temi. Ovviamente poi usciamo pubblicamente e periodicamente anche con delle pubblicazioni un po' più accessibili anche a chi non è molto avvezzo all'open data, però diciamo l'idea è di rendere sempre più disponibile per il cittadino e per altre istituzioni quelli che sono i nostri numeri, che ovviamente sono forniti anche dall'Istat, ma con periodicità più lunghe. Un altro punto di riferimento che sarà importante per il nuovo sito è quello dei servizi, a cui accennava prima anche il dottor Bani, servizi intesi come servizi personalizzati, per cui inseriremo una sezione dal titolo Io sono nel nostro sito, che consentirà a ciascun utente, che sia studente universitario o di scuola, che sia ricercatore, che sia impresa che vuole collaborare con la nostra istituzione, che sia un'altra istituzione, un dirigente scolastico, un docente di università oppure di scuola di nuovo, la possibilità di profilare un po' l'informazione, quindi di accedere attraverso un profilo specifico per l'utente, quindi di avere informazioni specifiche che sono le ultime news, le ultime circolari, gli ultimi servizi disponibili. Sul tema servizi lavoreremo molto, ne faremo una parte centrale del nostro sito, in modo che chiunque venga possa subito capire come si fa a, quindi ci sarà una sezione che si intitola proprio come faccio a, dall'iscrizione di mio figlio, a partecipare al bando per una borsa di studio, a diventare docente all'estero piuttosto che in Italia. Quindi noi, come dire, siamo appunto molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, speriamo che poi lo siano anche gli utenti e che il sito sia davvero utile. Intanto non possiamo che fare gli auguri diciamo a chi oggi inaugura già la sua nuova pagina, in particolare per quanto riguarda la sezione scuola, in realtà ci vede ovviamente interessati e in collaborazione
con la struttura di missione guidata da Laura Garimbeck, a cui immagino che tra poco vada la parola, soprattutto perché proprio la struttura di missione ci aiuta in un aspetto che è complicato ma bello allo stesso tempo, cioè raccontare ogni giorno, come accennava prima Francesco, quelli che sono i lavori che effettivamente si stanno facendo nelle nostre scuole. E su questo non è sempre facile, anche per chi come me fa comunicazione attraverso i mass media, perché io mi occupo dell'ufficio stampa e quindi ho diciamo, il compito di far interagire la mia istituzione con i media, spiegare sempre la positività dei dati. È chiaro che fa molto più notizia a dire che c'è una scuola che purtroppo ha un danno, piuttosto insomma, non è particolarmente ben messa, per raccontare gli oltre 1000 cantieri attivi, gli oltre 1000 cantieri già chiusi, che se pensiamo al periodo insomma, di attività di questo governo, almeno a me da cittadino, da giornalista che prima si occupava di scuole, da capo stampa adesso, fanno abbastanza impressione, insieme a numeri davvero importanti. Quindi ringrazio la struttura di missione per l'aiuto che ogni giorno ci dà nel raccontare tutto questo.